E quindi sto parlando di liste, l'ho detto poco fa che è preso un po' di secondo, però adesso voglio concludere, sono parlato troppo, non voglio parlare. Questo è il modello italiano di governo ai livelli subnazionali. La legge Calderoli ha impiantato a livello nazionale questo modello. Questo modello, con una differenza, non c'è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, c'è quella cosa che si chiama indicazione del capo della coalizione. Io penso che a parte i difetti tecnici, a parte la lista bloccata, questo modello non sia da buttare, ecco perché non lo chiamo bloccata, è da correggere, ma non da buttare. E io sono convinto che sarà molto difficile cambiare questa legge elettorale significativamente, sarà molto difficile tornare ai collegi uninominali. E mi dispiace, perché nella mia gerarchia di preferenza il collegio uninominale viene primo di un sistema proporzionale a premio di maggioranza. A me piacciono i collegi uninominali, perché i collegi uninominali risolvono il problema, il dilemma tra lista bloccata e voto di preferenza. Tra voto di preferenza al collegio nominale, io scelgo il collegio uninominale rispetto al voto di preferenza di lista bloccata. Mi piacerebbe moltissimo, soprattutto un sistema di collegi nominali con doppio turno, che neanche farò apposta, è la proposta, diciamo così, bandiera del PD. In realtà poi il PD ha sposato anche il modello ungherese, quindi adesso non si capisce più niente. Se è il doppio turno francese, il modello ungherese, il modello italiano, il modello scolare. Un po' di chiarezza anche su questo bisognerebbe fare. Però ritengo che sarà molto difficile tornare ai collegi uninominali. E allora non mi sembra che sia utile demonizzare questo sistema elettorale, che è esattamente il sistema elettorale che noi usiamo in altri livelli di governo. Non è un sistema elettorale che viene da Marte, è quello che gli elettori sono abituati a utilizzare per comune e provincia del giorno. E allora, se non siamo in grado di tornare ai collegi uninominali, la vera domanda che ci dobbiamo fare, che si deve fare il PD, sia a livello nazionale che a livello locale, è meglio questo sistema, la cosiddetta porcata, o meglio il sistema elettorale tedesco, o quello spagnolo? Per la risposta a questa domanda mi dovete invitare. La risposta è importante, perché ho già detto implicitamente che naturalmente questo sistema va modificato. Soprattutto ho modificato il fatto, e qui vi faccio una previsione, che se si va, una delle ragioni per cui non bisogniamo andare a votare adesso è che andare a votare con il sistema elettorale al Senato del Foro Pasticcio. Questo, ed è questo il mio titolo di gloria, perché il pasticcio del Senato io l'avevo denunciato prima della coalizione di Israele, sulle pagine di Sole 24 Ore, naturalmente non è seguito nulla. Voi pensate che l'elezione del 2006, se non ci fosse stato di mezzo Enrico Tremaglia, avremmo avuto il centro-sinistra una maggioranza locale e il Senato e il centro-destra una maggioranza senato. E si può ripetere. Vabbè, adesso basta. Piace, ma faccio questa domanda: se non si può andare, diciamo, verso un sistema elettorale con collegi uninominali, che comunque secondo lei non si può andare verso politicamente, se ci dovesse essere tentativo di modificare la legge elettorale anche in vista del possibile referendum dell'anno prossimo, se si farà l'anno prossimo, se la Corte Costituzionale dichiarerà ammissibile, verso quale sistema elettorale si faccia? O si resta così con questa legge qui, oppure le forze, allora,
da variabile è molto difficile oggi fare previsioni. Non riusciamo neanche a prevedere quanti voti prenderai, quanti voti di fiducia prenderai in mondo, non sappiamo. Dobbiamo vedere. Però la variabile è chiara per capire cosa può succedere in questo paese nei prossimi mesi è il PDL, l'unità del PDL. Punto primo. Secondo, l'unità del centrodestra. Se il PDL si sfalda, cambia completamente lo scenario della politica italiana. Totalmente. Se invece il PDL tiene, ovviamente che su questo interrogare non scopre, allora posso rispondere a questa domanda. Se il PDL si sfalda, difficile immaginare come possa succedere. Posso solo forse dire che aumentano le possibilità per Casini di ottenere un sistema elettorale senza premio di maggioranza, perché questo vuole Casini. Se il PDL non si sfalda, io ritengo che difficilmente si possa deviare, modificare sostanzialmente l'attuale sistema elettorale, se il PDL non si spacca. Il PDL può accettare di fare due cose. Una, introduzione di voto di preferenza, su questo credo che ormai dentro il PDL si sono rassegnati. E l'altra, l'introduzione di un premio di maggioranza nazionale del Senato. C'è già un disegno di legge qua che viene in commissione affari costituzionali del Senato. Però qui approfitto per dire, quindi in realtà non si sa. Non si sa. Io ho detto qual è la mia preferenza, collegio Minali, con due più volte. Però non c'è credo, non c'è credo. Per le altre cose, e questo lo dico a me, in materia di sistemi elettorali, ci sono delle cose un po' strane. A Berlusconi qualcuno dovrebbe dire che in realtà un sistema con leggi uninominali, se il centrodestra si mantiene unito, a lui conviene tantissimo. Anche qui mi dispiace che il mio computer non sia collegato al connettore, perché vi farei vedere che il risultato, però non ricordo memoria. Il risultato del 2001, ve lo spiego con un dato. Le elezioni del 2001 alla Camera sono state molto particolari. Il centro-sinistra, l'Ulivo, il centro-sinistra, voi ricordate che non c'era la Fondazione Comunista nei collegi della Camera, nella parte maggioritaria, il centro-sinistra ha ottenuto il 44% dei voti. Il centrodestra il 45% dei voti. A me no. Come è andata a finire? Che Berlusconi ha ottenuto la più grande maggioranza, perché non è questa, non era quella del 2008, dicono tutti i giornali. La maggioranza più ampia che ha ottenuto il centrodestra è stata quella del 2008, anche senza i 12 deputati fantasma. Com'è che con uno scarto di un punto percentuale, 44 segretario, adesso lo ricordate. No, non che fosse la più ampia, ma ricordo. No, appunto perciò. Il nostro segretario è molto ben preparato. Questo è molto preparato. Un giovane ben preparato. Un punto percentuale c'è di differenza. Solo. E perché è uno studio che ha la più ampia maggioranza? Perché? C'è qualcuno di qui che risponde di questa domanda? Dovrebbe essere consistenza dei collegi. Adesso faccio veramente il professore. Perché la distribuzione in questo paese, la distribuzione territoriale dei voti, faccio un passo indietro, i sistemi proporzionali sono sistemi neutri rispetto alla distribuzione territoriale, mentre i sistemi maggioritari sono sistemi elettorali molto sensibili alla distribuzione territoriale del voto. La distribuzione territoriale del voto in questo paese favorisce il centro-destra. Ecco la risposta alla domanda, perché un
disproporzionalità così forte a favore del centro-destra, perché la distribuzione territoriale del voto favorisce un sistema maggioritario come la legge Mattarella, favorisce il centro-destra. Questo Berlusconi non gliel'ha detto nessuno e non glielo dico io. Però se oggi noi volessimo tornare ai collegi uninominali, dovremmo dirlo a Berlusconi. Però dovremmo dirlo anche a Bersani. E a quel punto cosa succede? La preferenza ipotetica della sinistra a favore dei collegi uninominali. Quindi vedete, la cosa è un po' complicata. In realtà i collegi uninominali fanno paura a tutti, anche perché, grazie per fare la scheda, anche perché, ma voi ricordate bene come venivano applicati i collegi uninominali. Cioè è bello dire, a me piacciono i collegi uninominali, anche mi dicono un'altra cosa perché mi piacciono i collegi uninominali, perché i collegi uninominali favoriscono la formazione di altri partiti. Perché alla lunga il collegio uninominale favorisce la formazione di altri partiti. Non subito, nel medio periodo sì, ma come sono stati applicati in Italia? Con la spartizione dei collegi, si fanno i candidati comuni, si spartiscono i collegi, poi i candidati paracadutati di qua e di là, e capite che questo, sia a sinistra che a destra, questo non piace. Immaginate la Lega che torna a fare un'alleanza con Berlusconi in cui una parte dei collegi del Nord, in una parte dei collegi del Nord c'è il candidato del PDL e le liste devono votare il candidato del PDL, e viceversa quelli del PDL devono votare le liste, o a sinistra no, il candidato comune laddove c'è quello di SEL e il PD deve votare il candidato di SEL, e scuola. Così sono stati applicati i collegi uninominali e così verranno applicati di nuovo se casomai ritornasse la vecchia legge Mattarella. Per cui tutto quell'entusiasmo la gente deve votare 1.200.000 firme. È chiaro che non è un voto consapevole, capite? È il voto di chi vuole usare il referendum per protestare contro lo status quo, così come è stato nel 93. Perché cosa volete che nel 93 gli italiani avessero capito qualcosa del sistema elettorale maggioritario? Faccio fatica io a spiegare nei miei corsi la differenza tra proporzionale e maggioritario, voi credete che gli uomini e le donne della strada siano in grado di capire la legge 93. Per cui ecco perché si fa tanta retorica sui problemi, sul sistema elettorale. E quindi io sono molto dubbioso che si tornerà al collegio uninominale, che a me piace, però sono molto dubbioso. E allora in realtà le scelte sul tavolo che le vede sono la modifica di questa legge elettorale, che non piace alla sinistra, o una legge elettorale spagnola o tedesca, senza premio di maggioranza. Allora, a questo punto vi devo dire questo. La storia che racconta D'Alema, che è altro, a me piace citare D'Alema, mi piace D'Alema, massima, ma tanti altri che hanno questa stessa storia. La storia che in Italia, oggi, possono stare insieme il sistema elettorale tedesco e il bipolarismo, è una favola. È una favola. Che fa comodo dire per promuovere una certa strategia politica, per intenderci l'alleanza con l'UDC. Ma è una favola. Perché se noi oggi introduciamo un sistema elettorale tedesco, primo io credo che avremo una soglia del 5% a livello nazionale, se va bene il 4, e con la soglia del 4 avremo 7-8 partiti minimo, perché la prossima elezione avremo anche partiti, come ho già detto, lì di milionari, e con 7-8 partiti minimo non c'è verso che naturalmente la competizione politica si strutturi sulla base di due schieramenti, di due coalizioni. Perché a quel punto ci sarà un fortissimo incentivo per i partiti a non schierarsi prima, ma a buttare il loro pacchetto di voti sul piatto della bilancia dopo il voto. E allora lì mi parlo. E io ne sono certo di questo. Per quanto riguarda il sistema elettorale spagnolo,
se non è delle circoscrizioni. Perché se le circoscrizioni sono troppo grandi non è più il sistema elettorale spagnolo, il sistema italiano è la prima repubblica. Se le circoscrizioni sono piccole è il sistema spagnolo, perché le circoscrizioni piccole producono effetti disproporzionali, maggioritari, come viene in Spagna. E allora voi immaginate Casini e Fini che votano a favore di un sistema elettorale con circoscrizioni piccole, o anche la Lega? No, quindi se si va verso la Spagna, in realtà non si finisce Madrid, ma si resta Roma, la Roma della Prima Repubblica. E se invece andiamo verso la Germania, non andiamo verso Berlino, andiamo verso Weimar. L'atomizzazione della rappresentanza di cui vi parlavo poco fa, perché questo è il vero rischio che oggi corre in questo paese. Lo spappolamento totale di quello che resta di due grandi partiti. Perché neanche il PD è messo benissimo. Il PD è messo male, neanche il PD è messo benissimo. Questo è il rischio che corre oggi in questo paese. L'ingovernabilità. Ma questa è una domanda. Una sola domanda, mi dispiace. Già mi sono sforzata. No, quindi alla fine, tornando al nostro interesse piccolo, diciamo quello delle donne, messa così come la messa lei, non ci sono speranze che ci sia un sistema, no, non nel regionale, intendo per il sistema nazionale, non ci sono speranze, perché io penso che quello dei collegi comunali piccoli sia, diciamo, a vantaggio anche la presenza delle donne poi al Parlamento nazionale. Certo, non quello della preferenza secca in un sistema così come quello che ora succede adesso. Vediamo. Staremo a vedere se ci sono altre domande. Una domanda da fare, ma no. Professore, il referendum non verrà accolto alla Corte. La Corte Costituzionale. Perché la legge è una elaborazione di una legge elettorale. Sì. Lei che pensa? Ma io non sono un giurista. Però ho sentito dei miei amici giuristi e sono molto divisi, però la maggior parte dei miei amici giuristi pensano che una Corte non lo ammetterà. Però diciamo che la Corte Costituzionale italiana è sensibile all'ambiente, è sensibile al momento politico. Allora dipende, però la domanda interessante è: ma se la Corte è mente, che succede con la Corte? Gli fa un piacere o no? Se la Corte è mente. La Corte è mente gli fa un favore, che non è politico, se la Corte è mente. Non è così chiaro. Se la Corte non ammette, e allora naturalmente i partiti discuteranno in Parlamento, perché avete una delle cose che avete detto sui giornali, abbiamo sentito, la riforma elettorale non riguarda il governo Monti, è cosa nostra, non è cosa tua. A quella ci pensiamo noi, e quindi finirà vittima dei venti incrociati. Io credo. Ci sono altre domande? Sì. Sì, io volevo chiedere, secondo lei questo paese, sì, che ha dentro, proprio secondo me, nell'anima questa atomizzazione, come la chiamano noi, abbiamo estrema particolarismo, frammentazione, sì, ma che si vede non solo nella politica, ma si vede nel piccolo ufficio, nella piccola istituzione, esatto, nella grande, nelle persone, si vede tutto. Sarà capace questo paese di risolvere questo problema? E poi, secondo lei, il fatto che siamo gestiti dallo spread e non più dal voto dell'elettore, sì, del cittadino oggi, come dice qualcuno, dipende da questo problema, di questa estrema frammentazione, polarizzazione, chiamiamola come ci pare, sì, il problema che c'è in Italia, perché è questo. Ecco, lei è collegato secondo lei oppure non c'entra nulla? La prima parte con questa spada di Damocle che abbiamo sulla testa, sì, oggi, 24 ore su 24 dello spread. Lei mi ha fatto due domande. Sì, forse mi fa
fatto in maniera confusionale. No, invece mi consente di dire una cosa che non ho detto prima. Perché quando parliamo di proliferazione di partiti, di frammentazione, non dobbiamo dimenticarci che non è solo una questione di sistema elettorale. Ci sono tutta una serie di altri meccanismi che favoriscono in questo paese la frammentazione. Cominciare dai regolamenti consigliari. Io non conosco il regolamento consigliare della regione Abruzzo, ma pensate che a un certo punto in Calabria c'erano, nel Consiglio regionale di Calabria, erano tutti monogruppo. Tutti monogruppo. Quindi, i regolamenti consigliari, questo vale anche per il Parlamento nazionale, sono fondamentali per impedire la proliferazione delle liste. Poi, il finanziamento pubblico. Come si fa a dare il finanziamento pubblico a liste che hanno avuto l'1%? Questo è soltanto il risultato della complicità fra esponenti del ceto politico. L'1%, gli dai dei soldi. Il finanziamento delle editorie di partito, la par condicio. Cioè, il problema della governabilità non è solo un fatto di sistemi elettorali, è tutto un fatto di cultura, come ha detto lei, ma è un fatto anche di regole, ma di un complesso di regole, di un sistema di regole. Quindi, mi fa piacere che lei abbia sollevato questo punto, perché occorre lavorare anche sulle altre norme di contorno, come si dice, non solo sul sistema elettorale. Per quanto riguarda invece gli esperti, non dimentichiamoci che il problema, la radice del problema è il debito pubblico italiano. Noi abbiamo un debito pubblico che è il 120% del prodotto interno lordo, punto primo. Punto secondo. Questo debito pubblico per il 57% in mano agli italiani, per il 43% in mano a istituzioni o comunque investitori esteri. Il Giappone ha un debito pubblico che è il 210% del prodotto interno lordo. Non parliamo dello Zimbabwe, parliamo del Giappone, la seconda economia mondiale. Un debito che è quasi il doppio di quello italiano. Perché il Giappone non ha problemi? Perché il 95% del debito giapponese è in mano ai giapponesi, che si accontentano di un interesse dell'1% per dare i loro soldi al loro governo. Questa è la radice del problema. Lo spreco di dopo. Ma da dove nasce questo debito pubblico? Nel mio corso di sistema politico italiano, lo faccio da Luis, non in quello che ho fatto Federica, all'inizio del corso, una delle prime lezioni, faccio vedere il grafico della crescita del debito pubblico italiano. Il debito pubblico italiano alla fine degli anni 70, non alla fine degli anni 50, alla fine degli anni 70, era intorno al 60%, era la metà. In 12 anni è salito oltre il 100%. Questo è il crimine che è stato commesso dalla classe politica di allora ai danni di questo paese, che in 12 anni è stato accumulato un debito pari al 100, oltre il 100% del prodotto interno lordo, cioè una crescita rapidissima, 40-45 punti, una cosa abnorme. Perché? Perché ricordatevi come funzionava la politica di allora, negli anni 80. Craxi, Forlani, Andreotti, la competizione per il consenso, no? Scatenata allora, per la quale non ha saputo, potuto opporsi il PC di allora, anche se Berlinguer qualcosa ha tentato di fare sulla questione morale. La vera questione morale è stata la crescita del debito in 12 anni, è cosa? Quello che è stato fatto in 12 anni. Noi paghiamo per questo. Lo spread è la conseguenza, non è la causa dei nostri problemi. Ci sono altre domande? Nessuno deve
che io sono abruzzese, e allora non voglio dire io. Allora, scusate, non lo sapete, io sono abruzzese. Io lo sapevo. Io sono Stefano, non ci conosciamo.